prima guardato sia spaccatore e poi puntato, no? Sì, si è dichiarato il corridoio. Sì, c'era Morgan, poi il difensore è andato su Morgan, allora l'ho toccata e fa ancora un tocco e si è calciato. Quant'è questo? L'hai già fatto uno? Il terzo, casa contro, sì, con l'Alto Adige. E l'altro? A Crema, certo. Guarda che signore là va via, ma ti ricordi che si pagava la pista se facevi il gol giovedì? Dov'è? Eccolo lì, lo vedi? Ricordi giovedì? Non era la pista, era la cena. La cena addirittura. Vabbè. No, la te l'offro io. Comunque una vittoria importante che rilancia, insomma, dopo un momento un po' difficile si rilancia, adesso la classifica si è fatta migliore, insomma bisogna continuare su questa strada. Sì, era una vittoria importante perché veniamo da un periodo sfortunato in cui non avevamo ottenuto, secondo me, quanto meritavamo, e la vittoria di oggi è importante perché ci dà fiducia per affrontare le altre partite. E settimana prossima si va a Caravaggio, che sarà l'ultimo, però non sarà probabilmente una partita facile, come non ce n'è tutto il girone. Mi sono andato con che tipo di partita è estate, quindi sappiamo che partite facili non ci sono, a maggior ragione contro le squadre che si devono salvare, quindi siamo consapevoli che ci aspetta una partita difficile. Ecco, settimana prossima non ci sarà magari che squalificato, che sul suo fianco giocherà qualcun altro, probabilmente giocherà Rondinella o Rondone, oppure inserirà magari anche Di Lorenzo che rientra. In settimana lavorerete per trovare il... Sì, poi queste decisioni aspetteranno il mister, che sicuramente proverà in settimana, deciderà poi chi dovrà giocare al posto di Magrin e quale modulo adottare. Oh, oh, oh.